L'albero ha qualcosa di speciale. Quando lo tagli, non muore. Diventa legno. E continua a raccontarti qualcosa, se lo sai ascoltare. Ed è proprio ascoltando il legno e seguendolo nel suo cammino che questa affascinante storia è diventata realtà. Una realtà che ha portato la Garbellotto, dopo oltre 2 secoli, ad essere l'azienda leader mondiale nella costruzione di botti in legno. Dalle foreste europee, dove crescono le querce migliori, inizia il nostro cammino, che ci porterà ad ammirare, attraverso il lavoro artigianale dei maestri bottai, quell'opera d'arte, pezzo unico nella sua serialità, che è la botte. Dopo un'accurata selezione, il legno viene tagliato per essere lasciato a stagionare naturalmente, così da ricavarne solo le doghe migliori, specchiate e prive di difetti. Con una nuova tecnologia a raggi infrarossi, esclusiva della Garbellotto, ne verrà poi misurata la concentrazione aromatica. In seguito le doghe, tra le sapienti mani che ogni giorno, da secoli, si tramandano l'arte e la passione per questo mestiere, verranno piegate a tutto spessore, a fuoco diretto, per risultare più solide e longeve. Un'importante ed esclusiva caratteristica è quella della curvatura dei fondi. Come una potente diga, i fondi piegati a doppio arco staranno a guardia, arginandola, della possente spinta interna del vino. Le foglie di giunco, come da millenni e in modo del tutto naturale, faranno da guarnizione tra una doga e l'altra, garantendone la respirazione e la tenuta. Il costante controllo dei maestri bottai, il fuoco e le varie tecnologie sviluppate dalla Garbellotto garantiscono alla botte i migliori bouquet, che sprigionandosi nei vini custoditi contribuiranno a renderli unici. Alla fine di questa affascinante storia, crediamo sia giusto ricordarne l'origine. Nel lontano 1775, Giuseppe Garbellotto iniziò questa avventura. Con lui, di generazione in generazione, da oltre 2 secoli, si tramanda l'arte del bottaio. Gli succederanno il figlio, poi i nipoti, e così via fino ad arrivare i fratelli Piero, Pier Gregorio e Pier Emilio Garbellotto, che oggi guidano l'azienda. La loro passione, oggi viva come allora, l'artigianalità, unita all'innovazione e di loro molti brevetti, continuano a fare la storia di questa azienda italiana, fino ad averle permesso di diventare leader mondiale nel settore. Questa è una storia nata da chi il legno, allora come adesso, ha saputo ascoltarlo. Questa è una storia piena di maestria artigianale, unita alla continua innovazione. Questa è la storia della Garbellotto. Dal 1775, Garbellotto, l'arte del bottaio.